Togliere alla camorra, all'andrangheta, alla mafia per far morire i beni è la peggiore esposizione di uno Stato che vuole invece realmente contrastare la criminalità. Contrastare la criminalità significa anche dare lavoro, occupazione, nuove possibilità e al tempo stesso gestire i beni con un profitto che sia sociale ed economico. Una location non a caso, quella scelta per parlare del valore della memoria e della tutela dei beni confiscati. Si è tenuto infatti alla masseria Antonio Esposito Ferraioli di Afragola il convegno organizzato nel ricordo di Falcone e Borsellino dall'associazione Fragore, associazione di promozione sociale costituita da sole donne. Siamo oggi su un bene confiscato di un valore simbolico enorme, il primo in Regione Campania per estensione, 120.000 metri quadri, il secondo in Italia, ma soprattutto importante perché è un esempio virtuoso di riutilizzo sociale dei beni confiscati. Noi ci proponiamo di essere attivi di fronte, di essere parte attiva di fronte a una realtà che è una realtà dura, è una realtà riconosciuta da tutti nel nostro territorio. Il convegno ha visto la partecipazione di importanti relatori, tra i quali gli ex procuratori nazionali antimafia e oggi parlamentari Federico Cafiero De Rao e Franco Roberti, ma anche il funzionario del Ministero della Giustizia Antonino Salvia, figlio del vice direttore del carcere di Poggio Reale Giuseppe Salvia, ucciso per ordine di Raffaele Cutolo. Questo bene in particolare è stato avviato nella sua realizzazione nel 2018, quando io ero assessore alla legalità e sicurezza della Regione Campania. Noi vivificammo una legge regionale del 2012, la legge numero 7 del 2012 sulla gestione e valorizzazione dei beni confiscati, ottenemmo fondi europei per poter rilanciare le iniziative sul territorio e proprio nel 2018 riuscimmo ad avviare i finanziamenti anche per questa realtà. Quando parliamo di confisca dei beni della criminalità organizzata è fondamentale poi anche la loro riassegnazione, così come prevede espressamente la legge 109 del 96, e quindi quando questo non avviene per ritardi degli enti locali che non riescono con le proprie risorse a emanare i bandi di appunto assegnazione, questo è un gap che non ci possiamo concedere, perché poi in casi come questi la criminalità rientra in possesso di questi beni. Questo è un problema che probabilmente va risolto attraverso un affidamento dei beni all'agenzia fin dal primo momento, nel senso che il giudice sovrintende il sequestro, comunque il riferimento per il sequestro, ma chi si occupa del bene deve essere un soggetto specializzato. A sottolineare l'esperienza positiva che rappresenta la masseria Esposito Ferraioli anche il sindaco Antonio Pannone. È la rappresentazione di un modello virtuoso che oggi si riconosce pienamente nella vitalità di alto profilo civile, che rappresenta il più importante bene confiscato dell'area metropolitana di Napoli.